Larga vittoria per la Gemina in questo derby cittadino tra le due squadre ascolane. Le rosanero picene dilagano per 10 reti a 0 contro le rivali del Piceno United. Nel primo tempo una partita abbastanza giocata a ritmo blando, però la Gemina chiude la prima frazione con 3 reti a 0, il vantaggio che le porta poi a giocare nella seconda frazione in maniera molto più tranquilla, equilibrata, soprattutto creando azioni molto molto pericolose, giocando quasi completamente di prima. Il primo tempo appunto la Gemina va in vantaggio con Eleonora De Angelis, che dopo qualche minuto sblocca il risultato da distanza ravvicinata. Il raddoppio arriva a metà frazione con Marica Casturà, che raccoglie un diagonale di infila di potenza sotto la traversa. La terza rete arriva poi con Chiara Poli, che dalla distanza tira un bolide che si infila a metà altezza. Nella seconda frazione poi la Gemina prende campo e il gioco si fa molto più equilibrato, schiaccia la Piceno nella propria metà campo. Nonostante questo, le ragazze della scuolane della Piceno United non mollano mai, continuano ad attaccare quando possono in contropiede e a volte mettono anche in difficoltà la difesa rosa-nero. Però questo non impedisce alla Gemina di dilagare con altre 7 reti, altre 4 reti quindi di Chiara Poli, gol anche per Erika Vittori, che dribbla ed infila dal limite dell'area, in gol ancora Eleonora De Angelis, che raccoglie un tiro e infila da distanza ravvicinata, e gol anche per